Doveva essere un volante fino a quando non si immerse nelle acque di Garda. Si è rivelato essere un volo sì, ma in elicottero, con destinazione l'ospedale di Santa Chiara a Trento. Detta ha concluso l'esperienza di un giovane turista ieri pomeriggio. Sabato 1 luglio, dopo essere stato lanciato dalla Madonnina tra Torbole e Riva del Garda. Uno dei punti ambiti e rischiosi per le immersioni mozzafiato nel lago. Il turista, un tedesco 21 anni, voleva provare il brivido e il brivido di un tuffo nelle acque Garda. Forse non sapendo che questo è uno dei punti ancora più pericolosi da cui lanciarsi. L'impatto con l'acqua non è andata come secondo le previsioni del giovane. Con il 21enne che si è fatto male immergendosi e sbattendo la testa una volta arrivato sott'acqua. Il rescue è stato immediatamente chiamato e il turista stava riprendendo i pompieri di Riva del Garda, fortunatamente presenti. L'area per un esercizio. Il salvataggio dell'elicottero è stato fatto sulla scena, che ha portato la ragazza, che è sempre rimasta consapevole, all'ospedale di Santa Chiara per maggiori indagini. Fonte 38 Day.